oltre 80 congressi che teniamo in questo periodo in Italia, raccoglie delegati che provengono praticamente da tutto il Lazio, dall'Umbria e anche da qualche piccola zona dell'Abruzzo. Oggi e domani raggiungeremo oltre i 20.000 delegati provenienti da questa regione. Possiamo dire che chi viene al congresso cerca delle risposte su come affrontare la vita quotidiana e che il congresso gliele fornisce in qualche modo? Sì, questo avviene, ma fondamentalmente il congresso è un appuntamento annuale importante, soprattutto per chi è testimone di Geova, perché riceve arricchimento in senso spirituale. Il battesimo è una richiesta spontanea che le persone fanno, che coloro che sono venute in contatto con noi hanno iniziato un percorso di studio della Bibbia, hanno conosciuto più da vicino il Creatore, Geova Dio, le norme e i principi che sono nella Bibbia, si sono per così dire innamorate di esso e spontaneamente hanno deciso, richiesto di fare quello che Gesù comandò, cioè di battezzarsi a imitazione del modello che lui ha stabilito. Infatti in questo congresso come negli altri vengono strutturate delle piscine, come è avvenuto qui appunto all'interno dello stadio, dove le persone in acqua simboleggeranno la loro personale dedicazione a Dio facendo appunto il battesimo. Sono diventata una sorella, sì, che bello, il sogno della mia vita finalmente che realizzo. Avevo iniziato a studiare da bambina e mia mamma poi aveva smesso i rapporti con i testimoni di Geova, quindi io inevitabilmente ho subito la sua scelta. Invece adesso finalmente da adulta ho potuto prendere in mano la mia vita e ho deciso di dedicarla a Geova perché è la cosa più bella che c'è. Sei emozionata? Da morire, sì. Ho pianto tutto il tempo, adesso non lo so perché resisto, boh, forse perché non c'ho più lacrime. Nel momento in cui una persona ha scelto di diventare testimone di Geova, ha accettato le norme e i principi della Bibbia. Come dicevo prima, in modo del tutto spontaneo e volontario. All'interno della nostra comunità le persone possono allontanarsi, coloro che però vengono allontanate perché vengono espulse a motivo della loro condotta, nonostante forse il ripetuto aiuto, allora vengono disassociate, vengono espulse. In quel caso i rapporti familiari restano, perché non possiamo dividere una mamma da un figlio, un papà da un figlio, un marito da una moglie, sono legami che certamente non possiamo dividere noi, assolutamente. La comunità non riconoscerà quella persona una volta che viene allontanata, basta.